È davvero il sonno l'allenamento più importante per l'atleta? Beh, se ti interessa, rimani con me, tra 5 secondi te lo spiego con le evidenze scientifiche internazionali. Ciao, sono Gianmario Migliaccio, sono dottore di ricerca e in questi video parliamo solo con evidenze scientifiche, facili da portare a casa e pratiche da applicare. Oggi parliamo di qualcosa che sicuramente interessa a tutti, non solamente gli atleti, il sonno. Si dice che sia l'allenamento più importante per l'atleta, ovviamente anche non solo per l'atleta, però oggi parliamo di questo. Basta poco, molto poco e si va in privazione del sonno. E vedremo che cos'è, ma come lo vediamo? Cerchiamo di capirlo meglio con queste review internazionali. Oggi parliamo con una review uscita su Sports Medicine nel 2014, scritta da Shona Helson, che è una ricercatrice molto nota dell'Australian Institute of Sport, che ci fa capire delle cose importanti A, da applicare subito, B, da portarci a casa per cercare di migliorare i nostri risultati. Il sonno ha numerosi aspetti che riguardano sia le funzioni fisiologiche che psicologiche, addirittura le funzioni cognitive sono fortemente interessate, con riflessi anche negli atleti di elite, ma non solo, perché non è il non dormire che crea problemi, anche dormire meno del necessario e quindi si va in privazione di sonno, che è qualcosa che arriva poco dopo le 6 ore di qualità. Ma che cos'è quindi la quantità e la qualità? Beh, è facile la quantità da quando ci andiamo a sdraiare, ma la qualità è togliendo tutte le fasi, diciamo, morte, da quando cerchiamo di dormire a quando ci alziamo, alle eventuali interruzioni notturne. A noi interessa la qualità più che la durata complessiva. La privazione del sonno infatti può avere degli effetti significativi sulla prestazione atletica, sull'esercizio submassimale, ma anche nelle prestazioni di endurance. Addirittura viene alterato l'apprendimento, la memoria, la cognizione, la percezione del dolore, il sistema immunitario e l'infiammazione. Quindi è importante per un atleta sapere che basta poco per alterare addirittura il metabolismo del glucosio. Addirittura la privazione di sonno, in questa review è stato visto che è un determinante per la funzione neuroendocrina e quindi altera il metabolismo dei carboidrati, influenza l'appetito, il cibo, l'assunzione del cibo e anche la sintesi proteica. Quindi il sonno e la sua privazione possono intervenire fortemente nell'allenamento di forza, di potenza, aerobico, anaerobico, insomma, tutto quello che serve nello sport che fai tutti i giorni. Beh, forse importante. In questa review di riferimento che abbiamo visto poco fa ci sono dei neurotrasmettitori che sono stati indicati come i responsabili del ciclo sonna-veglia, serotonina, noradrenalina e anche istamina, perché carboidrati, triptofano, melatonina ed altri alimenti sono stati verificati come dei punti promettenti anche per capire come cercare di migliorare poi l'efficacia e la qualità del sonno. Ma il sonno va ad onde e quindi sono degli stati REM e non REM. REM è quando noi sogniamo e non REM è tutto il resto, che però ha stati successivi e quindi man mano diventa più profondo, ed è proprio il sonno profondo che è quello che interessa agli atleti. Ovviamente se noi interrompiamo il sonno durante la notte, noi non riusciamo ad arrivare al sonno profondo. E quindi in questo caso la privazione di sonno è anche più importante della quantità, proprio perché non ci fa arrivare alle fasi profonde, che sono le uniche che ci consentono di ripristinare veramente l'energia spesa durante l'attività fisica, altrimenti si arriva a cambio d'umore, confusione mentale, mancanza di vigore e così via. C'è una via di fuga? Sì, forse. Si chiama napping, ovvero il nap, quel riposino pomeridiano dopo pranzo, non più di 30 minuti. Questo sembra che ci aiuti per ripristinare quello che abbiamo perso di notte. 3 cose però da portare a casa. Intanto l'ambiente, quindi andare a dormire per luce, temperatura, rumore, insomma sono cose che diceva anche la mamma, però magari a volte non lo facciamo. La seconda cosa, ancora più importante ultimamente, è evitare di andare a letto con gli smartphone o i tablet, perché ci fanno dormire fino a 45 minuti dopo. E la terza cosa da seguire a cena. Sarebbe meglio con l'aiuto di un nutrizionista, perché bisogna creare una dieta che favorisca questo sonno. Come si fa? Utilizzando il triptofano, che è un aminoacido presente in alcune proteine, ad esempio nel tacchino con 300 grammi, uniti a carboidrati ad alto indice glicemico, non troppi, con pochi grassi. Quindi se il vostro problema è andare ad addormentarvi in un modo sereno, tranquillo, bene, altrimenti rivolgetevi a un nutrizionista anche per questo. E quindi
Il sonno è sicuramente un aspetto importante, però lo dobbiamo verificare con tanta attenzione. Allora, una cosa è certa, se tu dormi tanto, sicuramente non vinci. Ma se non dormi, molto probabilmente perdi. Ecco, allora se vuoi continuare a seguirmi con tutti gli approfondimenti su tante materie che riguardano sport, fitness e nutrizione, ti do appuntamento anche sul canale YouTube. Vai, metti iscriviti e clicca la campanellina e tutto il resto, dai libri e corsi alla Sport Science Academy su migliaccio.it. Ciao e grazie, ci sentiamo alla prossima. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy. Welcome to Italy.